Cari amiche e cari amici, ben ritrovate, ben ritrovate. Nella mia prima ora è dopo l'ultimo video nella mia solita postazione. Finalmente siamo giunti al momento in cui vi parlerò del famoso albo che vi avevo preannunciato un paio di video fa in sede di anticipazione, diciamo. Ma successivamente sono successe le cose come l'acquisto del volume Tex Vivo Morto e diciamo il precedente video in cui vi ho parlato di una specie di esperimento che ho voluto fare e che spero voi abbiate in qualche maniera gradito. Per cui ho posticipato la recensione di questo album, che fra l'altro dovevo ancora finire di leggere, avevo l'ultima storia da leggere, un balenottolo di 288 pagine, cioè esattamente il Maxi Zagor. Ecco qua, ve lo mostro. La cover di Piccinelli è bellissima, come sempre Piccinelli è bravissimo. Questa è la costina che vi faccio sempre vedere, è la quarta di copertina in cui c'è una breve descrizione dell'albo. Di che cosa, scusate, di che cosa parla quest'albo in qualche maniera viene, c'è una piccola introduzione che dà delle spiegazioni abbastanza, diciamo, convincenti, come dire, in cui il grande Moreno Burattini spiega bene di che cosa si tratta. Vi mostro, diciamo, questa rubrica iniziale. Lui si rivolge a tutti con cari zagoriani, ecco. E in poche parole, di che cosa si tratta? Si tratta di questo. Praticamente quest'albo ha un unico filo conduttore. Ma attorno a questo filo conduttore ruotano sei piccole sto sei storie, piccole per modo di dire, sei diverse avventure di Zagor. Perché questo? Perché praticamente siamo di fronte a i racconti di Darkwood, brividi di altrove, e era brividi d'altrove, scusate, la famosa base segreta. Nota diciamo, nelle avventure di Martin Mister, ma che esisteva già nei secoli precedenti. Ecco, stavo dicendo, il filo conduttore è dovuto al fatto che si parte, diciamo, con Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, il famoso scrittore, che con lo pseudonimo di Raven in pratica è un agente di questa organizzazione che si chiama Altrove, che si occupa di casi misteriosi, insomma, organizzazione governativa. Quindi la storia inizia con la convocazione di Edgar Allan Poe da parte del direttivo di Altrove. Gli è stato chiesto praticamente di portare con sé un libro di racconti alla cui scrittura si è dedicato negli ultimi tempi e che hanno come protagonista il nostro Zagor, lo spirito con la scure, che Poe conosce personalmente. E i racconti si basano su storie che Zagor gli ha raccontato in uno dei loro incontri e lui ha deciso di narrare utilizzando il suo proverbiale talento da scrittore. Quindi vengono presentate quindi queste sei breve storie con tematiche ovviamente tutte misteriose e inquietanti, a dir la verità. E che i vertici di Altrove ascoltano uno per uno, fino alla conclusione, una per una, fino alla conclusione abbastanza, per me, quasi scontata, ma diciamo sorprendente. Ecco, io di solito non amo tanto, perché non ho acquistato subito questo Maxi Zagor, pensavo di non acquistarlo. Perché non mi piacciono, non amo tanto, diciamo, i fumetti in cui ho questi speciali, questi maxi, anche quelli di Tex, devo dire la verità,
in cui non si parla di non c'è un'unica storia, ma diverse storie. Io preferisco quelle con un'unica avventura, pur lunga, ma un'unica avventura. Però devo dire che nella fattispecie è stato congegnato, come a quanto pare era successo con un precedente Max, in cui che aveva sempre come oggetto i racconti di Darkwood, brividi d'altrove, infatti ne parla anche Burattini nella famosa rubrica iniziale. È stato congegnato in maniera tale che c'è una specie di filo conduttore, è un quadro generale al quale vengono collegate le sei storie in questione. La cosa, devo dire, no, non mi è dispiaciuta, mi è in qualche maniera sorpreso, ecco, pensavo molto peggio. Ecco qua, come al solito vi mostro la tavola iniziale, i disegnatori sono sempre diversi, e lo stesso vale per gli sceneggiatori, non tutti, diciamo, ovviamente il filo conduttore generale, il quadro generale, l'autore della sceneggiatura è il grande Burattini. In questo caso i disegni sono di Voltolini, che devo dire non è malaccio. Ecco, io vi faccio vedere come sempre alcune tavole. Ecco, partiamo, ecco, con la base di altrove, con questi ascensori del tempo che fu. Voltolini li disegna abbastanza, cioè sono ben disegnati. E partiamo subito con la prima di queste storie, La Morte Rossa. Ecco qua la prima tavola, Morte Rossa, il cui la, lo soggetto sceso giù e la sceneggiatura sono di testi. E i disegni degli Esposito Bros. Ecco, questi disegni sono veramente molto belli. Io li ho apprezzati tantissimo. Questa Morte Rossa, praticamente, siamo di fronte a un qualcosa che ha a che fare, diciamo, con il soprannaturale. Ecco, detto così, papale papale. Molto bella, come vi ho già detto. Io non è che vi posso mostrare tutto, però diciamo vi mostro alcune tavole degli Esposito Bros. Sono bravissimi, sono bellissimi. Quindi la storia mi è piaciuta sia per quanto riguarda il soggetto, la sceneggiatura, sia ancora di più per quanto riguarda le spettacolari illustrazioni degli Esposito Bros. Ecco, e quindi questa prima storia passa, diciamo, l'esame a pieni voti. Ecco un Zagor che affronta anche i demoni e che ovviamente, come finirà secondo voi, come sempre, persino i demoni devono temere lo spirito della scura. Ecco, si va avanti con la seconda storia, Dal profondo della terra. Ecco. In questo caso siamo di fronte al soggetto sceneggiatura di Barbieri e disegni di Piccato Riccio. Allora, vi devo dire che questa storia, i disegni, per quanto mi riguarda, sono a mio parere inguardabili. Ecco, questo è il termine che io userei per questa rappresentazione di Piccato, che, cioè, a me non piace per niente questo disegnatore. Ovviamente, dico sempre, siamo sempre di fronte a degli artisti, però i gusti sono del tutto personali. A me questo disegnatore, non mi piace per niente. Zagor non mi sembra neanche Zagor, cosa volete che vi dica? E la storia stessa non mi è piaciuta più di tanto. Quindi, secondo me, questo è uno dei, diciamo, fra tutte le storie, la peggiore, la peggiore. E non mi è piaciuta proprio. Ecco, devo dire, ve ne mostro ancora alcune tavole. Non mi va neanche di dirvi di che cosa si tratta, ma non mi è piaciuta. Ecco, diciamo così, un qualcosa che in questa circostanza ha a che vedere con una creatura,
non proprio terrestre. Ecco, questo è quel poco che vi posso, no, che vi posso dire. Io questa storia l'ho cassata come la Cassazione, non mi interessa. Andiamo avanti con la terza storia. Questa molto bella. Il titolo è La bestia dal passato. A me è piaciuta veramente tanto. I soggetti e sceneggiatori sono di Barone e i disegni di Bisi, che io non conoscevo, ma che a mio parere è veramente bravo. Ecco, vi mostro alcune bellissime tavole di questo Bisi. A me è piaciuto, io devo essere sincero, ho apprezzato tantissimo i disegni di questo artista. E anche la storia è bellissima, parla di un qualcosa, diciamo, che ha a che vedere in questo caso non tanto con il soprannaturale, ma un qualcosa, sì, un qualcosina, ma diciamo che è più surreale, perché si tratta di un tizio che praticamente cattura una bestia, una creatura nella foresta amazzonica, e praticamente cerca di portarla fino in Inghilterra, strappandola dal proprio habitat. Certo, è una creatura un po' particolare, un po' strana, che porterà lutto e altro a Darkwood, e che quindi Zagor sarà costretto ad affrontare alla sua maniera. Ecco qua, se volete, comunque questa è una storia, ribadisco, che a me è piaciuta. Ecco qui siamo di fronte ancora a questa tavola di Bisi, bravissimo. Ovviamente non vi racconto, diciamo, la fine, posso solo mostrarvi ancora alcune bellissime tavole e andiamo avanti con la quarta storia. La quarta storia, Le radici del male. Anche questa storia, soggetto sceneggiatura Cavaletto e disegni di Mangiantini, a me, devo dirvi, vi mostro ovviamente la prima tavola, la tavola iniziale, come sempre faccio. Anche questa storia non mi è dispiaciuta. Ecco, qui siamo di fronte a un misto fra più che soprannaturale, a qualcosa di fantascientifico, ha a che vedere anche in questo caso con un qualcosa di provenienza non terrestre. Ecco, anche se non avrete modo di vedere, diciamo, la creatura in questione. Ma Zagor, ancora una volta, contro tutto e contro tutto, contro qualsiasi previsione, riesce a cavarsela ancora una volta e a uscirne vincitore, con il suo solito urlo che tutti voi conoscete. Zagor li batte tutti. Ecco, qualche disegno ancora di queste mostruosità, di questa creatura mostruosa. E andiamo avanti con la quinta storia. Ecco, questa storia, soggetto e sceneggiatura Paolucci, disegni Barison, uno dei peggiori disegnatori del panorama italiano, secondo me l'avevo molto criticato già tempo fa, perché era stato autore di una storia di Diabolik, mi pare il volumetto l'albo di febbraio di Diabolik, di cui ho fatto una breve recensione con i disegni di Barison, che cioè, a me non piacciono proprio, mi sconvolgono, cioè. No, cioè, guardate, non ribadisco, la storia in sé non è male, ma i disegni di Barison, proprio, abbiate pazienza, già mi ha rovinato Diabolik, adesso se ci mette pure a disegnare solo Zagor, veramente a me non piace. Ecco, diciamo che siamo sempre di fronte a un artista, perché io non voglio, non voglio, perché sono tutti, diciamo, degli artisti bravi, ma ci sono alcuni che io francamente non riesco proprio ad accettare come disegnatore, cioè mi rovinano praticamente la storia. A me lo so, Barison non piace per niente. La storia, se ci fosse stato
un disegnatore all'altezza, questa storia avrebbe ricevuto praticamente 8, 9, ma con questo qui non raggiunge. La storia è bella, stavolta ha a che fare con il soprannaturale, ma a me, francamente, i disegni di Bari sono proprio. Mi hanno distrutto la storia. Ecco, e arriviamo finalmente all'ultima storia, alla quale, se dovessi dare un voto fra 0 e 10, darei un 7. Il titolo è Sacrificio Umano, eccolo qua. Anche questa ha a che vedere con qualcosa di soprannaturale. I testi, la storia è bella, i testi sono di Burattini, quindi non poteva essere che una bella storia. I disegni sono di Troiano. Questo disegnatore è un po' particolare, nel senso che è uno di quei disegnatori che, sapete, quelli che usano poco, diciamo, il chiaroscuro, sono un pochettino più, diciamo, più lineari, ma non come piacciono a me. Ecco, io a me è bravo, cioè chiaramente è un bravo disegnatore. Ecco, vi mostro alcune tavole. Ecco. Sicuramente le tavole più, cioè i disegni più azzeccati di questo bar sono praticamente della bella ragazza che dovrà essere sacrificata. Ecco, un vero peccato se fosse sacrificata una simile bellezza. Ma come si fa, ragazzi? Cioè, veramente. E lui è molto bravo a rappresentarla graficamente. Ovviamente stiamo parlando di una realtà, di una specie di universo parallelo. Ecco, non siamo a Darkwood. È inutile che vi racconto tutto perché non sarebbe una buona cosa. Io posso solo dirvi che, a mio parere, le tavole più belle, le vignette, tavole, le chiamano le vignette più belle che vi mostrerò adesso, sono queste. Ecco qua. Ah, il nostro Zagor che si dà da fare anche lui con il sesso debole. Eccolo qui, finalmente Zagor in azione come tutti noi vorremmo. Si spinge addirittura anche oltre. Queste tavole, queste vignette sono veramente belle. Come la protagonista delle stesse, e alla fine arriviamo. Questa è l'ultima storia, diciamo, darei il cui voto sale esponenzialmente per la presenza di questa pre per la presenza femminile di questa specie di, come dire, sciamana. Ecco, trattasi di una sciamana. Di un universo però parallelo al nostro, parallelo a quello di Darkwood. Non siamo a Darkwood, non siamo nel nostro universo. A questo punto, poi c'è la parte conclusiva diciamo, con i membri di Altrove, e questa video recensione è durata molto di più, ma abbiate pazienza, siamo di fronte a un volume di 288 pagine con 6 storie, dovevo parlarvene. Per quello che per il, te cioè, il tempo che ci vuole, che ci è voluto, ci voleva. Ecco, a questo punto, quindi, bando alle ciance, vi saluto, spero di non avervi annoiato e vi do appuntamento per il mio prossimo video, augurandovi nel contempo un buon proseguimento di domenica. Dove siamo nel pomeriggio, quindi domenica pomeriggio, domenica sera, e purtroppo, insomma. Domani si ricomincia. Alla prossima.